Buonasera a tutti, i ringraziamenti ci saranno dopo, comunque è un piacere vedervi tutti qua, ci sono persone nuove, persone che già conosciamo. Io dirò due cose sul programma della serata, a parte gli esercizi che già sono autopresentati, ci saranno una serie di interventi per sintetizzare un pochino il lavoro svolto dall'associazione nel corso di quest'anno scolastico e quello che si prevede di fare nel prossimo. Subito dopo ci sarà una serie di interventi relativamente anche ai progetti specifici che sono stati fatti sul teatro, sul cinema e sulle questioni. Nel corso della serata sarà possibile per chi vuole, per chi ancora non ha fatto, per chi intende farlo, anche rinnovare l'adesione all'associazione nelle forme, nei modi come ritiene più opportuno. Per cui a questo punto io farei 2 minuti di musica e poi darei la parola alla persona al primo intervento. È già diventato socio onorario della nostra associazione perché ci segue già da parecchie iniziative, parecchie edizioni dei nostri incontri. Io a questo punto devo dare la priorità ad una persona che è un po' diciamo la colonna portante della nostra associazione ed è quella che ha curato e ha creato in qualche modo tutti quanti i progetti che si sono realizzati all'interno delle scuole. E tra l'altro questo è un anno particolare per lei, perché poi probabilmente lo dirà lei stessa, che cambia lavoro, diciamo, in termini così culturali. E per definirla non c'è necessità di troppe parole, mi viene in mente la passione con la quale lei ha svolto per tantissimi anni il suo lavoro, e mi viene in mente il fatto che davanti a lei sono passate intere generazioni di ragazzi e se per questi ragazzi c'è stata una crescita anche culturale oltre che umana, in parte lo si deve per lei. La persona di cui parlo è Anna Maria Palò, la docente. Che cosa ha fatto la nostra associazione in quest'ultimo anno, è nata 2 anni e mezzo fa, con l'obiettivo prioritario di arginare il problema degli abbandoni scolastici e soprattutto la diffusione dei NEET, i ragazzi che non lavorano, non studiano e non si formano. E per fare questo abbiamo considerato che l'unico strumento concreto realmente valido oggi è proprio quello di formulare progetti all'interno delle scuole per affiancare gli insegnanti e i genitori nel compito di accompagnare i ragazzi nella crescita e soprattutto nel passaggio dalla pubertà all'adolescenza. E come insegnante poi ho verificato più volte quanto significhi, che situazione si crei quando ci si trova di fronte dei ragazzi che hanno dei problemi e non si sa bene come risolverli, anche se sul territorio ci sono servizi perché troppo spesso non ci si può rivolgere in maniera attiva, insomma, a queste situazioni. Quindi è importante invece essere nelle scuole con una proposizione. E quindi quest'anno io ho proposto diversi progetti nella scuola dove ho insegnato e naturalmente la realizzazione di questi progetti è stata favorita dal dirigente scolastico, il professor Claudio Dore, che li ha favoriti, incoraggiati, sostenuti. Quindi prima di tutto ovviamente io devo ringraziare Claudio Dore. Per quanto riguarda i progetti,
un progetto che ha riscosso tanto interesse presso anche i colleghi è il progetto prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani per contrastare la dispersione scolastica, rivolto agli insegnanti e quest'anno anche ai genitori. È stato tenuto dal professor Paolo Fiorinastro, che ha incontrato un grande favore da parte degli insegnanti. È stata più complessa la parte relativa ai genitori, ma dobbiamo considerare che probabilmente io mi sono trovata di fronte al fatto che si tratta in fondo di un progetto pilota e quindi ci vuole tempo, ma noi riteniamo che dobbiamo insistere su questo terreno. Il progetto è sostenuto dalla COP e quest'anno verrà riproposto in due scuole medie dove è stato già inserito nel POF ed anche qui ha trovato un grande favore. L'altro progetto, sempre prevenzione dei comportamenti a rischio, è stato svolto nelle classi prime dalla dottoressa Emanuela Grossi, che ne parlerà tra poco. Un altro progetto importante è stato lo sportello di ascolto psicologico, che ha trovato un tale riscontro presso i ragazzi che praticamente a gennaio-febbraio erano già esauriti tutti gli spazi fino a giugno, tanto che abbiamo dovuto abbreviare il tempo dei colloqui per dare spazio a tutte le richieste, e anche questo insomma ha incontrato tanto favore da parte dei ragazzi, che mi hanno sempre tanti complimenti per questa scelta e per questo progetto. E l'altro che anche quest'anno invece riproporremo è Donazione Sangue, l'oro rosso, in collaborazione con la Dispem del Policlinico Umberto I di Roma e con la COP. E questo progetto quest'anno ha previsto anche un intervento con le classi riunite in gruppi di 50 allievi per volta, non solo i medici del Policlinico Umberto I, ma anche la dottoressa Cecilia Di Agostino, che si è occupata della prevenzione dei comportamenti a rischio, soprattutto per quello che riguarda la sessualità, perché ovviamente avere dei donatori significa anche come dire, educare i ragazzi fin da giovani ad uno stile di vita compatibile con la donazione, e quindi è stato anche questo molto importante. L'altro progetto è stato il laboratorio teatrale Piccoli Attori Crescono, di cui parlerà la sceneggiatrice Paola Traverso tra poco, e poi l'attrice Angela Antonini, perché la cooperativa Il Gigante ha collaborato con noi in questo progetto, ci farà poi un regalo, come è già stato detto. Un altro progetto è stato Educazione Stradale per uno strano stile di vita, che hanno operato la dottoressa Cecilia Di Agostino e la dottoressa Emanuela Grossi, che si sono occupate di due aspetti diversi di prevenzione degli incidenti stradali. La dottoressa Di Agostino per quanto riguarda le patologie psichiatriche, cosiddetti suicidi mascherati, la dottoressa Grossi in particolare per quanto riguarda l'assunzione di sostanze. Un altro progetto è stato Ore di Riserva con la signora Cristina Di Sabatino e il signor Marco Nuffio, che ha permesso di aprire la biblioteca. Anche quest'anno questo progetto è stato riproposto, ma contiene in sé anche dei sottoprogetti, diciamo così, di lettura per i ragazzi, e quindi ci aspettiamo, insomma il preside l'ha richiesto proprio perché lo ritiene molto utile per l'utilizzo della biblioteca. Un altro progetto è stato il Cineforum, Cinema per Riflettere, che ha coinvolto circa 500 allievi in tre giornate. Poi ci sono stati degli incontri inseriti all'interno invece del progetto La Settimana dello Studente, in particolare Amore non amore, come orientarsi nel labirinto degli affetti, è stato tenuto sempre dalla dottoressa Di Agostino e dalla dottoressa Grossi, e qui in particolare per quanto riguarda il rapporto uomo-donna. La dottoressa Di Agostino si è occupata delle patologie all'interno del rapporto e la dottoressa Grossi degli aspetti più della contraccezione, anche dell'interruzione di gravidanza. È stato un progetto per le classi quarte e quinte che ha riscosso un grande interesse. Altro intervento è stato, l'abbiamo intitolato La resistenza a scuola, lo ha tenuto Renato Cirodano,
ha fatto vedere un film sull'azione militare di Via Rasella e ha portato le classi quinte in una visita guidata al mausoleo delle Fosse Ardeatine, quindi era un progetto anche questo all'interno della settimana dello studente. Per quanto riguarda l'anno prossimo, come ho già detto, è stato ripresentato il progetto con gli interventi di Paolo Fiori agli insegnanti e ai genitori, e il progetto per le classi prime è stato ripresentato, anzi proprio richiesto dalla scuola. E abbiamo preparato un progetto che si intitola Adolescenza e Affettività, che prevede gli interventi di due giovani psicoterapeuti, Valentino Righetti e Nella Locascio, nel liceo Orazio, e siamo in attesa di sapere se sarà approvato. Di nuovo abbiamo proposto la donazione sangue in tre istituti superiori, anche qui speriamo di avere gli interventi sempre riguardanti la sessualità, e poi ore di riserva, come ho già detto, con l'ipotesi di inserire dentro microprogetti, diciamo, di lettura, e siamo in attesa anche di formulare un'ipotesi di nuovo dello sportello psicologico. Devo dire ancora grazie agli operatori, perché io ho scritto e proposto questi progetti, ma questi progetti sono carta, cioè hanno preso vita grazie agli operatori che li hanno animati e li hanno dato vita, ma gli hanno dato un'identità, diciamo, che certamente nel momento in cui io li avevo scritti non potevano avere. Quindi non ringrazierò mai abbastanza le persone che hanno saputo dare questo senso alle cose che io avevo pensato e scritto. Responsabile o irresponsabile.
Allora, due cose ve le dico, perché altrimenti poi le ho anche scritte, altrimenti volevo dimenticarle. Praticamente sono trascorsi 2 anni e mezzo da quando abbiamo fatto nascere questa nostra, vostra associazione. Siamo ancora piccoli, ma sappiamo già camminare e parlare. Nonostante la giovane età, ci occupiamo di problemi grandi, come la salute degli adolescenti, la storia, il teatro come ricerca, il cinema, la resistenza, la letteratura. Se fossimo dentro una storia d'amore, saremmo a corteggiamento, pur essendo già innamorati. Se fossimo scrittori, saremmo al primo capitolo di un romanzo non ancora compiuto. Siamo giovani, quindi, vogliamo crescere bene. Siamo laici irriducibili. Vogliamo, attraverso i nostri progetti, liberare il pensiero e le energie nascoste di ragazzi e ragazze che sui banchi di scuola cominciano un percorso accidentato ma necessario per diventare grandi. È tempo di bilanci, non quelli burocratici e freddi dei commercialisti, comunque necessari. Altri bilanci ci interessano. Nel corso dell'ultimo anno scolastico, dentro e fuori la scuola, abbiamo dato vita a numerosi progetti che sono stati elencati dalla Maria Paloma, che saranno poi dilungati da altri interventi. Appunto, la professoressa Calova ha preparato e predisposto questi progetti, li ha portati avanti con passione e capacità, interagendo con insegnanti, studenti, istituzioni e specialisti del settore. Continuiamo a lavorare, a studiare, a inventarci nuovi progetti, a catturare l'interesse di chi, come molti di voi ci seguite da tanto tempo. Abbiamo un nostro sito che il socio Riccardo, che non vedo, che dovrebbe arrivare, ci ha gratuitamente costruito. Siamo su YouTube, su Facebook e su Twitter. Non so che vuol dire, ma insomma ci siamo. Ma ci interessa ancora di più stare dove le cose succedono, immersi nella realtà che coinvolge i ragazzi delle discoteche, dei quartieri, delle borgate periferiche, allorquando si ritrovano insieme sui banchi di scuola. La scuola, il luogo della conoscenza per antonomasia. Aspiriamo ad approfondire e a conoscere meglio le cause che spingono molti di questi ragazzi ad abbandonare la scuola, a perdere la speranza in un domani migliore, a non accettare il confronto con il mondo diverso degli adulti, a non innamorarsi della bellezza e della conoscenza. La loro vita è anche la nostra, quella dei nostri figli, quella di una generazione globalizzata, connessa con il mondo intero, ma con problemi di rapporti interpersonali di non facile soluzione. Con l'aiuto di psicoterapeuti, medici, insegnanti, operatori culturali, stiamo cercando di intercettare il loro malessere, di ridurre il danno, di proporre interventi mirati laddove nascono i problemi, appunto nella scuola. La molla che ci fa andare avanti sta nella fiducia infinita verso gli altri, un po' meno verso chi ci governa. Sta invece nell'utopia di poter coniugare scienza e poesia. Sta infine nei principi universali di onestà e di uguaglianza che contraddistinguono la nostra associazione, che dovrebbero qualificare la vita di ognuno, in special modo quella delle nuove generazioni. Forse per tutto questo non potevamo restare in silenzio. Grazie. Thank you.
Do la parola alla dottoressa Emanuela Grossi, che ha seguito e curato il progetto di prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovani nelle classi prime in questo anno scolastico. Lei vi racconterà brevemente che cosa è successo. Dell'evoluzione fisiologica, secondo la teoria di Massimo Fagioli, di contenuto che desse un termine di confronto con le attuali crisi evolutive vissute dagli studenti, permettendo loro di distinguere ciò che è crisi fisiologica dal disagio vero e proprio, dalla patologia. Di discussione per aprire un confronto, un dialogo su tematiche di cui spesso ci si vergogna, si teme di affrontare, di stimolo per pensare, per riflettere, per confrontarsi, per uscire dalla solitudine, per dare un nome a emozioni che spesso sono vissute come se fossero solo individuali e anomale. Così, con questi propositi, ho incontrato gli alunni di tutte le classi prime, 8 volte per ciascuna classe, affrontando argomenti come le tappe fisiologiche dello sviluppo, la crisi adolescenziale e il cambiamento delle relazioni significative in adolescenza, l'innamoramento e il rapporto con il diverso da sé, e quindi abbiamo cercato di distinguere quelle che sono crisi fisiologiche dalle manifestazioni del disagio vero e proprio, della patologia, come il bullismo, le varie forme di dipendenza, i disturbi alimentari. La partecipazione degli alunni è stata molto vivace, animata, le considerazioni dei ragazzi sono state anche spesso molto acute. Dai questionari valutativi che poi ho proposto loro è risultato un sostanziale apprezzamento del lavoro svolto e dell'intervento. Molti si sono riconosciuti negli argomenti che abbiamo proposto e hanno giudicato questi incontri come una bella esperienza. Altri invece di più hanno affermato di aver ricevuto un aiuto concreto in un momento difficile o problematico della loro vita. Alla mia richiesta di proporre eventuali cambiamenti al progetto, la maggior parte ha risposto che non c'era nulla da cambiare e il progetto era bello così. Qualcuno invece ha chiesto variazioni quantitative, ma nel senso dell'incremento o del tempo di ciascun incontro, o del numero delle sedute o degli argomenti da affrontare. E così, in conclusione, fermo restando che ci sono situazioni in cui c'è una minoranza. C'è una minoranza che rischia di attraversare la soglia fra il disagio e la patologia vera e propria, che va indirizzata a interventi specifici mirati, però la nostra esperienza ci ha dato la certezza che è questa la strada giusta per guidare gli adolescenti in un percorso di sviluppo delle proprie possibilità, senza confusioni, sapendo che possiamo contare ed intervenire su una sostanziale sanità di fondo della stragrande maggioranza degli studenti. Allora, andiamo avanti con il programma, non ci abbandonate perché alla fine ci saranno cose molto interessanti da fare. E saluto, visto arrivare altre persone nuove, in particolare
ringrazio perché questo ho fatto subito, tutte le associazioni con le quali noi abbiamo avuto contatti e che stasera sono presenti. E, si tratta dell'associazione Amore Psiche, si tratta della cooperativa di psicoterapia medica, si tratta di altre associazioni che adesso non trovo, ma che comunque troverò più in là. Allora, a questo punto io lascerei la parola a Paola Traverso, sceneggiatrice e collaboratrice dell'associazione Il Gigante, che appunto era una di quelle che avevo dimenticato di dire, che ha realizzato nel corso dell'anno scolastico un laboratorio teatrale all'interno degli studi di Torre Lattanzio, con un gruppo di ragazzi con i quali stanno ancora lavorando, che ci sarà un saggio finale proprio credo nel mese di ottobre, forse proprio il giorno 28, mi è stato detto, 28 ottobre, proprio a quel teatro dove noi abbiamo fatto una mini presentazione di quel progetto, dove abbiamo l'altro anno, qualche mese fa, fatto il nostro incontro finale per l'anno scolastico. Quindi lascio la parola a Paola Traverso. Allora, buonasera a tutti, grazie a Maria, perché è stata un'avventura. Mi vengono in mente due parole, passione e formazione. Perché? Perché erano diversi anni che nella scuola di Anna Maria non si teneva più un laboratorio teatrale. È venuta questa idea ad Anna Maria e abbiamo ovviamente accolto con grandissimo piacere, perché riteniamo che il teatro faccia parte della formazione degli adolescenti e che sia un punto importante da combinare insieme al resto delle materie che vengono affrontate a scuola. E, essendo sostanzialmente un progetto pilota, appunto perché interrotto da anni, diciamo che è stato avventuroso l'avvio e anche la partecipazione. Però i ragazzi che sono rimasti possiamo dire che hanno risposto nella maniera più bella e anche imprevedibile in qualche modo, perché ci sono anche una serie di luoghi comuni che forse anche noi che ci occupiamo di questo ambito rischiamo di, insomma, su cui rischiamo di inciampare un po', una scuola diciamo di periferia, quindi portare in una scuola di periferia un testo come Il sogno di una notte in mezza estate di Shakespeare, che è quello che noi abbiamo proposto. Nessuno dei ragazzi lo conosceva, è un istituto tecnico, informatico, quindi insomma diciamo che la loro attenzione va su altre materie, e invece siccome il nostro obiettivo è sempre quello di consentire ai ragazzi, quello un po' che diceva Renato, ed è il motivo per cui l'associazione, ci troviamo molto bene a lavorare con l'associazione, liberare il pensiero di tutti, quindi in particolare degli adolescenti, consentire loro di esprimersi. Si sono espressi al meglio, direi, su un testo così anche complesso, e i ragazzi hanno la capacità di cogliere qualcosa che forse neanche noi stessi avevamo mai pensato di quel testo, e di portarlo in evidenza attraverso le improvvisazioni. È così che noi lavoriamo, perché cerchiamo il più possibile di far sì che il testo finale che viene fuori dal laboratorio sia una creazione dei ragazzi, appunto. Non mettiamo in mano un copione predefinito, ma cerchiamo di fare in modo che vengano fuori dei loro pensieri attraverso il lavoro sull'opera che proponiamo. Questo ha consentito quindi nello svolgimento del laboratorio, che si è svolto da novembre a giugno, pausa estiva, adesso abbiamo ripreso, fine ottobre, appunto il 28, facciamo lo spettacolo con i ragazzi al Teatro Centrale Preneste, e quindi questo percorso ci ha consentito appunto di portarli, cioè ci consentirà di portare in scena 7 ragazzi che non hanno mai fatto uno spettacolo prima, e che quindi ci hanno ancora una volta convinto che il senso del fare un laboratorio teatrale in una scuola non è tanto il discorso, vabbè, si scoprono dei talenti, qualcuno potrebbe anche decidere di fare l'attore da grande,
non è il nostro obiettivo principale. Sì, poi se qualcuno sente di avere questo talento, benissimo, ma lo scopo dei nostri laboratori è quello che già dicevo prima, consentire loro di esprimersi in un contesto dove si lavora in gruppo. Questa è l'altra nota che mi premeva sottolineare. E nel lavorare in gruppo, insomma, succedono delle cose particolari, nascono amicizie, si scoprono, ciascuno dei ragazzi scopre qualcosa di sé che prima non conosceva, questo più o meno ce l'hanno detto tutti. Quindi noi l'abbiamo ritenuta un'esperienza preziosissima che speriamo di continuare, di riproporre. E ringraziamo appunto molto Anna Maria, perché è un lavoro che penso che dia sia a noi che lo facciamo che ai ragazzi nello stesso modo. Non c'è qualcuno che prende di più e qualcuno che prende di meno, è molto reciproca la cosa, perché cerchiamo appunto che venga fuori un rapporto nel lavorare con i ragazzi. Quindi speriamo che l'avventura continui. Per il momento si conclude questa prima esperienza a fine ottobre con lo spettacolo. Grazie. Qualcuno ha sparato un pianista perché non lo vedo più. Allora, segnalo e ricordo, perché intanto un po' per volta lo farò per tutti, è presente anche l'associazione Agave, che si occupa di salute degli adolescenti da molti anni, in collaborazione con l'ASL e con la quale abbiamo in passato collaborato, quindi salutiamo anche e ringraziamo per questa partecipazione. C'è un altro, ecco appunto, io volevo dire, siccome c'è proprio presente lui, che è il presidente responsabile Enrico Ferraro, gli diamo tranquillamente la parola, 2 minuti se vuole, non lo vedo più. Sì, certo, perché sono anche un po' mio. Comunque io ringrazio Renato, Maria e soprattutto tutto il lavoro svolto dall'associazione, che è veramente prezioso, dall'associazione Scuola che Verrà, e soprattutto fate tante cose interessanti, belle, qualitativamente importanti. La cosa che penso, cioè che mi veniva di dire, è che è vero che nei servizi pubblici non sempre c'è una risposta alle esigenze delle persone, però io penso che una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto per quello che riguarda la difesa dei giovani, è l'articolo 32 della Costituzione, cioè in qualche modo dobbiamo garantire soprattutto a loro la possibilità della salute e soprattutto della salute mentale. E per fare questo è necessario che si spinga affinché le istituzioni pubbliche se ne facciano carico in maniera non banale, non semplice, non liquidando la questione attraverso la scelta di protocolli standardizzati, ma costruendo delle politiche ad hoc. E su questo io penso che tutte le associazioni di volontariato o meno debbano vigilare e spingere affinché ci sia. Tenere conto, la parola che ricorre tra tutti quelli che si occupano in qualche modo dei giovani è prevenzione, soprattutto per quello che riguarda la salute e la salute mentale particolarmente, dove diciamo non c'è una risposta definitiva a lo spettro completo delle patologie. E la prevenzione è fondamentale, ma la prevenzione prevede delle politiche precise. In particolare tenete conto che quello che viene abbastanza delubricato dalle ASL sono i disturbi emotivi comuni, e che però rappresentano il 90 o 95% dei disturbi che anziché essere affrontati da servizi specialistici,
vengono demandati adesso ai medici generici. Ecco, la prevenzione invece dovrebbe andare in quella direzione. E io penso che bisogna vigilare e fare molto di più. Ringrazio ancora tutti e l'associazione, la Scuola Libera. Buonasera. Che stanno lavorando per il rinnovamento delle tessere ed è un lavoraccio perché convincere le persone non è poi così facile, anche se si tratta di questioni molto nobili come questa. Quindi darei la parola al CIDI, quindi al CIDI di Roma in particolare, ad Assunta Mendola che ci racconta la sua esperienza di scuola, di interventi nelle scuole. Allora, il CIDI, penso ormai lo conoscete tutti, è il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti e si occupa prevalentemente di formazione. E nell'ultimo anno il CIDI è stata una voce contro il DDL della Buona Scuola, che ha cercato in tutti i modi di contrastare, ma come sapete tutti come sono andate le cose, quindi ora ci troviamo questa legge che, per la quale ancora bisogna continuare a lottare contro le cose che assolutamente non possono andare perché vanno in un verso contrario rispetto all'idea di scuola pubblica, democratica, che serva per sostenere i più fragili, i più deboli. E d'altra parte invece c'è l'idea, c'è stato qualche giorno fa il coordinamento nazionale del CIDI, di intervenire in quegli aspetti che pochi, però qualcuno c'è, che potrebbero comunque essere indirizzati in modo tale da diventare un qualcosa di positivo per la scuola. Il CIDI si occupa di formazione, quindi in particolare ci sono dei seminari, di corsi di formazione che stanno partendo. Lunedì c'è il primo seminario del gruppo Mente in Rete che è coordinato da me, abbiamo fatto un convegno l'anno scorso e vari seminari, e poi ci sono corsi sulle strategie di didattica innovativa come cooperative learning, la didattica inclusiva
E poi in particolare c'è un progetto nazionale sulle donne della Costituente. Io dico questo perché ci fa piacere se al CD intervengono forze nuove. E si occuperà anche della formazione, ci saranno i concorsi per presidi e poi per insegnanti, anche se soltanto riservato per i colleghi che hanno fatto la SIS o il TFA, e comunque il CD sarà impegnato in questo. Io ringrazio l'associazione La Scuola Che Verrà, con la quale speriamo di poter collaborare in modo interessante. Faccio l'augurio che insomma, quest'anno scolastico, nonostante le difficoltà, possa far muovere qualcosa nel verso che noi riteniamo positivo per la scuola, e ovviamente le associazioni come La Scuola Che Verrà si inseriscono perfettamente in questo. Grazie. Allora, vi ricordo che è possibile, cioè no, è possibile, sicuramente tra circa mezz'ora sarà presente con noi, perché ci sta per raggiungere Angela Antonini, che voleva... Arrivata Angela Antonini, allora. Non so se gli vogliamo dare subito la parola oppure subito adesso, insomma, può scegliere. Uno, due, prova. Buonasera, buonasera. Cerco il caldo
che il cuore ci sente, la lunga notte che diventò niente. Femmina penso, se penso in umano, la mia compagna. Ti prendo per mano. L'associazione della scuola che verrà e Renato e Anna Maria che mi hanno fatto dono di queste poesie e che adesso facciamo dono a tutti di queste parole meravigliose. Questa era la ballata delle donne di Edoardo Sanguini. Adesso invece scendiamo dandoci il braccio almeno un milione di scale. L'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. All'uomo che se ne va sicuro, agli altri e a se stesso amico e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che i mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba è secca come un ramo. Con questo solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Grazie.
Non sono un bravo presentatore perché l'ho dovuto presentare prima, invece dico adesso due cose su questa bravissima attrice che non trovo le parole per ringraziare abbastanza di questa generosità e di questa dimostrazione. Angela Antonini è attrice di teatro, di cinema e di televisione. Ha fatto tantissime cose che ci dovrebbero parte baserata per descriverle tutte. Però la cosa più importante secondo me, secondo noi, secondo la nostra situazione è che attualmente insegna recitazione e scrittura scenica nella scuola di recitazione del Teatro Vittoria di Roma con il progetto dedicato all'adolescenza. È un progetto che si chiama Le Farfalla Project. Però ci siamo trasferiti nel frattempo al Teatro dei Conciatori, sempre in zona Piramide, perché volevamo lavorare sul palcoscenico. Invece al Teatro Vittoria avevamo una aula e invece i ragazzi devono lavorare in palcoscenico, respirare, insomma, anche il rapporto con lo spazio teatrale è importante, come l'oggetto scenico, come insomma tutti gli strumenti necessari. Quindi ancora grazie a lei, che ringraziamo per prima, però dico, se tutto questo è stato possibile questa sera e ci sarà ancora nel corso della serata, in parte lo dobbiamo al Quinto Municipio, che ci ha messo a disposizione questo splendido locale. Ogni qualvolta noi ne facciamo richiesta e c'è la disponibilità da parte del Presidente Gianmarco Palmieri, che tra l'altro sarebbe dovuto essere qui con noi, come in passato è successo, ma oggi degli impegni improrogabili importantissimi lo hanno tenuto lontano da noi, insomma ci ha portato la segreteria dicendo, giustificando questa assenza. Un altro ringraziamento d'obbligo è nei confronti della COP che ci sta seguendo da anni e ci sostiene nella formazione di questi progetti, nella realizzazione anche economica, diciamo, di questi progetti. Un saluto e un ringraziamento a Lucia Chiari che ci ha curato tutta la parte relativamente alla posta elettronica e alla organizzazione. Sta fuori, non ci sente, ma sicuramente sta lavorando. Oh, e un altro ringraziamento a Sandra Cioveni che ci ha dato molti consigli per realizzare questo evento, lei è un'esperta di eventi. Vi dicevo prima che abbiamo finalmente un sito che tutti quanti potete visitare, si chiama lascuolacheverrà.org, realizzato da Riccardo Cirodano, che abbiamo invitato, ma che ancora non vedo qui in giro, eccolo giù in fondo, se si fa vedere si fa vedere. A lui conviene dargli sempre ragione perché c'è il rischio che possa prendere il sopravvento. Ecco, vuole dire due cose su questo sito, proprio due, poi abbiamo cose importantissime da fare. Questo sito web purtroppo oggi doveva essere presentato, ma qui non c'è la connessione internet, non è stato possibile, perché altrimenti ci sarebbe stata una schermata con tutte le voci di menu. Ma la cosa importante di questo sito web è che chi è interessato a iscriversi può farlo scrivendo su Google la scuola che verrà, staccato A, staccato P, staccato S, o tutte e tre le lettere attaccate, e cliccate sul nome del sito web, si apre, c'è un menu orizzontale o verticale a seconda del dispositivo che utilizzate. Se utilizzate il telefono è verticale, se utilizzate il computer è orizzontale. Cliccate su accedi, la A. Se non siete registrati, vi registrate. Una volta registrati avete la possibilità di interagire con il sito, con l'associazione culturale della scuola che verrà. Non mi voglio dilungare oltre perché avevamo stabilito solo 5 minuti, sarebbe un discorso lunghissimo. Comunque chi è interessato mi può scrivere una mail a riccardocirodano@gmail.com. Allora, grazie a Riccardo, lui è un nativo digitale, mi accusa di non esserlo, per cui noi, perché abbiamo superato la maggiore età,
non abbiamo le competenze che hanno loro, però sicuramente un rapporto tra loro e noi ci aiuterebbe tutti quanti a risolvere i problemi, sia quelli vecchi sia quelli nuovi. Continuo in questa carrellata, ringrazio Cristina Serbatino che sta facendo il discorso relativamente alle tessere, e saluto e ringrazio il signore Di Marco che è dovuto scappare, che però ha predisposto tutta la parte tecnica, praticamente le immagini, il microfono e tutto quanto era necessario fare. Il preside Claudio Dore ci aveva confermato la sua presenza, probabilmente la scuola ha avuto il sopravvento sugli impegni scolastici, hanno avuto il sopravvento su quelli meno meno importanti di quelli scolastici. E salutiamo Linda Di Domenico perché è la persona della fotografia che ci sostiene sempre, ci dà una mano nella realizzazione delle iniziative pubblicitarie. Ringraziamo i docenti presenti del Liceo di Vittorio Lattanzio, Emanuela Grossi che è intervenuta prima parlando di questo progetto importantissimo che è stato fatto quest'anno, e Maurizio Mancini anche per il discorso del tesseramento. Un grazie grande e particolare a Maurizio Maturi che ci sta riprendendo e farà un montaggio di questa serata mettendo soltanto le cose più belle, forse saranno quasi tutte belle, comunque spero di sì. E ringraziamo una giovanissima e alla prima esperienza di insegnamento, questa giovanissima si chiama Novella Elena Maturi, che da quest'anno è impegnata su due scuole addirittura. Sta lavorando bene non solo nella nostra associazione ma soprattutto nel suo ambito, che è quello dell'insegnamento di italiano e latino. Allora salutiamo anche il nostro Luigi Rossi che appena smetterò io di parlare lui riprenderà a suonare, e sempre che qualcuno non lo... c'è anche il cantante Cesarini che in seguito farà un drink e un aperitivo, sicuramente ci farà sentire la sua voce. Grazie anche al grande fotografo Mauro Santoni che in ogni occasione anche lui fa il micro delle nostre. E per ultimo, ma non per ultima perché il suo nome è uno in ordine alfabetico, è l'ultimo, a Paola Traverso che voi avete potuto ascoltare prima e che è una... naturalmente per Angela Antonini che speriamo di ritrovare in seguito nelle nostre iniziative più o meno culturali ma qualche volta anche un po' goliardiche così. Grazie a tutti, ci vediamo la serata.